70 anni fa eravamo nel 48, 3 anni prima era finita la guerra. Sono andato a questa manifestazione dell'UISP e partecipai per il nuoto. Venimmo il treno da Roma, c'era il treno, in un compartimento, era di legno perché viaggiavamo in terza classe e c'erano una quantità di tutti gli sport, 2000 ragazzi, erano stati sistemati benissimo. Io ho fatto i 100 metri, 1500, la 3% mista e la 4x200. Allora Renato, grazie. Prego. Grazie perché con la tua testimonianza non soltanto ci hai portato in un pezzo di storia della UISP, di storia sportiva, ma io voglio ringraziarti per la testimonianza che hai dato soprattutto del valore storico. Sì, quello è importante. La tua testimonianza porta questa associazione a guardare al futuro. Noi siamo qua per quello. Grazie, radici solide. Oggi attraverso la storia di questi 70 anni di UISP cercheremo un po' di capire perché lo sport è così importante e di cosa ha bisogno lo sport, soprattutto lo sport di base, per essere sostenuto. C'erano stati dei sondaggi per cui era stato notato che nelle zone, nelle aree dove c'erano più impianti sportivi o comunque c'era un associazionismo di un certo tipo, si viveva meglio. E questo significa appunto che proprio lo sport ti dà la possibilità di imparare a vivere secondo delle regole, dà dei valori che sono fondamentali nella vita quotidiana. Io sono proprio convinto che lo sport abbia a che fare con due paroline che si chiamano coesione sociale. Cosa sarebbero le nostre città, le nostre periferie, i nostri centri storici, se venissero a mancare d'un colpo, non dico tutti, ma una parte di quegli impianti o di quei luoghi nei quali, grazie, l'ho detto prima, a tanti volontari, i nostri figli, i nostri nipoti, noi stessi, gli anziani che rispetto al passato in massa oggi si approcciano alla pratica sportiva, possono trovare una dimensione e una loro opportunità. Abbiamo bisogno, peraltro, che anche grazie alle riforme del terzo settore, se non viene purtroppo messo un po' da parte una parte molto interessante, si ricostruisca col territorio, anche col governo, ma iniziando dagli enti locali, un lavoro che ha più capacità di programmazione e di progettazione. Non ci considerate solo quelli che fanno le cose, considerateci anche antenne del territorio, persone che conoscono la realtà, che vedono la realtà di questo paese, che in qualche modo possono suggerire e concorrere alla programmazione delle risorse di questo paese. Gli enti di promozione sportiva non sono tutti uguali, le federazioni sportive non sono tutte uguali, o riusciamo a crescere tutti quanti e a andare nel merito delle cose, a uscire da una certa abitudine di parlare per slogan, o rischiamo di non portare a casa dei risultati veri. Trovare, e su questo so che state lavorando, trovare la possibilità di dare una misura a questa roba. Perché? Perché andiamo verso un mondo in cui in cui anche i finanziamenti pubblici, anche i finanziamenti dei privati, anche la capacità delle persone, sarà sempre più commisurata la possibilità di dire: guardate che effetti ha avuto quello che ho fatto, e poiché so che quello che fate e questi risultati vi ha uno sforzo maggiore per misurare davvero i risultati di quello che fate, secondo me può fare la differenza. Parlato di democrazia, di costituzione, di inclusione, di uguaglianza. Abbiamo la sua testimonianza, appunto, così agile, così sportivo. No, non discorsi difficili, eh. I discorsi seri li abbiamo già sentiti. Patrizio Barca mi ha insegnato tutto, non c'è niente da aggiungere, basta. Io volevo solo salutare perché secondo me l'UISP ha dato molto. È vero, tutti i limiti che abbiamo sentiti nel suo intervento, però saremmo ancora più indietro, no? Cioè un paese in cui alla fine se lo confrontiamo col nord e con altre cose, però tutto sommato le cose in qualche modo si sono più diffuse, insomma c'è più gente che pratica uno sport sia individuale che collettivo, non solo nelle palestre ma in giro. E
da paese assolutamente non praticante siamo diventati un paese semi-praticante, non di più. È lo stare insieme e il fare attività collettiva che conta, ecco, questo è l'importanza del WISP. Che cosa ci stanno dicendo? Che cosa sta accadendo? Che cosa sta attraversando la WISP e non solo la WISP? La Repubblica rimuove, secondo comma, articolo 3. Siamo un pezzo di Repubblica? Credo di sì. Siamo dentro l'articolo 18 della Costituzione, 70 anni della WISP vanno a braccetto con la Costituzione italiana. Noi siamo un'occasione per uscire fuori dalle solitudini e dal terreno delle diseguaglianze, della disgregazione, dei legami sociali che stanno arrivando da tantissimo tempo a questa parte. Questa è una missione. Come lo si fa? Attraverso la pratica sportiva, offrendo attività sportiva. È finita, si diano segnali chiari per quanto riguarda gli enti di promozione sportiva. 15 enti di promozione sportiva dentro questo paese non è più sostenibile, perché una buona parte di questi non ci sono, non stanno dentro le regole. Noi siamo sempre quelli che 70 anni fa si sono, anche prima, ma 70 anni fa si sono costituiti con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e la qualità della vita delle comunità. Costruire benessere, noi lo faremo, partendo dal territorio, con il territorio. Il futuro noi ce lo costruiamo in questo modo, con le nostre persone, con il nostro territorio, con le nostre società sportive. Rapporto con istituzioni, reti sociali, terzo settore. Lì costruiremo anche un pezzo di futuro, credo, ancora una volta, dell'Italia. Grazie davvero a tutte e a tutti. Presidente.